Ultime due curiosità veloci, una scemenza colossale, Renzo, perdona se abbassiamo un po' il livello No, ma siamo, dell'intervista. vabbè, sì, siamo E, nelle tue trasmissioni c'è sempre questa piccola particella, ovvero vuoi incuriosire lo spettatore, vuoi dargli qualcosa in più, come mai? No, ovvero è per spiegare. Beh, non in tutte le opere, ma insomma, FFSS, il film, per esempio, era Federico Fellini, South Story, Story. ovvero che mi ha portato a fare insomma Posillipo, se non mi vuoi più bene, quello sì. Mi diverto beh, ognuno c'ha i suoi tic. Lina Vermiulli faceva i titoli lunghissimi, travolti da un insolito destino nel tranquillo mare d'agosto. Io mi diverto a mettere gli ovvero per far capire. È un vezzo, è anche un vizio. A proposito di FFSS, c'è una bellissima coda dedicata al Festival di Sanremo in questo film. Io non ti chiedo se presenterai mai Sanremo, te l'hanno chiesto ogni anno, lo sappiamo. Visto che tu sei un appassionato dell'orario da lupi, perché non fai un dopo festival e presenti nuovi artisti come facevi nel meraviglioso Doc un po' di tempo fa? Sono due cose completamente diverse, se proprio Doc è specularmente diverso dal Festival di Sanremo, perché il Festival di Sanremo deve per forza di cose ospitare tutti i tipi di artisti per andare a un pubblico molto vasto, eccetera. Anche se devo dire, per la verità, sotto la conduzione dell'ultimo anno di Pippo Baudo, quest'anno non so, la qualità è stata privilegiata un po'. Pensiamo solo che ha vinto Cristicchi, quindi un elemento di novità interessante, e anche il vincitore del girone dei giovani, eccetera, quindi vanno benissimo. Doc è un'altra cosa. Io non presento Sanremo perché Sanremo, innanzitutto, è una kermesse incasinatissima, quindi dove io non mi troverei a mio agio, e poi bisogna lavorare proprio con il misurino, un posto a te, un posto all'altro. Se viene questo, ti do quest'altro. È tutto uno scambio per fare una scaletta buona. Che io non so fare. Poi ribadisco, la gente mi identifica un po' con la musica d'autore, voglio dire. Allora io farei Sanremo, ma se venissero sicuramente Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Gino Paoli, Paolo Conte, Pino Daniele, allora io già così lo farei. Ma se no, e lo farei anche se venissero dei giovani accanto a questi molto bravi. Però invece, capito, così non mi diverte farlo. Poi soprattutto, se dovessi fare una cosa musicale che manca, farei una specie di doc che rimane indimenticata come trasmissione di qualità, perché tutti i cantanti che ci sono stati, e anche quelli che non ci sono stati, compreso Ligabue, mi dicono: Doc era la mia trasmissione preferita, quando la rifai? Ligabue era tra il pubblico, non Sì, so. come lo sai? L'ho letto su un libro che ti Ah sì, riguarda. Allora. Ligabue veniva tra il pubblico, ma insomma venivano molti tra il pubblico, che poi sono diventati artisti ottimi. E poi insomma la qualità di Doc relativamente ai tempi, c'era tutto ciò che da Elite FIBA a tutto ciò che era a Venuti, dalla Mannoia ai grandi, c'era tutta la musica di qualità. L'archivio di Doc è ancora un archivio che ci invidiano perfino all'estero. Un'ultima cosa, Sanremo, Renzo Arbore, non possiamo che parlare di musica, ma non possiamo che parlare di radio. Io ho 26 anni, però mi ricordo, che l'ho letto da qualche parte, la figura di Giulio Razzi, che era un maestro Come musicale. fai a ricordarti Giulio Razzi? Purtroppo, Vabbè, sono un po' vecchio dentro sì, ho forse. capito. Tu auspicheresti il ritorno di questi maestri musicali alla direzione della radio? Perché adesso ci sono giornalisti, scrittori che dirigono le radio, ma non ci sono dei conoscitori di musica, diciamoci la verità. Io auspicherei che non fossero chiamati a dirigere la radio e la televisione solo i giornalisti, politici peraltro, schierati in un partito. Auspicherei, perché non capisco perché un giornalista inviato di guerra debba diventare improvvisamente esperto di spettacolo, o perché un giornalista di riferimento debba occuparsi di spettacolo quando lo spettacolo lo devono fare. Questo per le reti e poi per i telegiornali, per la Radio 1, che è una radio eminentemente giornalistica, va bene, ma insomma, secondo me bisognerebbe ripescare, eccetera. Allora forse si ripescava un po' troppo nella canzone, perché Giulio Razzi, che tu hai ricordato con grande abilità, diventò direttore generale della radio perché aveva scritto Non passa più, Non lo quella canzone. sapevo. Non passa più per la mia stessa via, non passa più perché non è più mia. Questa me la ricordo, perché ero bambino.
Ma voglio dire, allora uno diventava direttore generale della radio perché aveva scritto una canzone di successo. E adesso, poi io sono, quando ho cominciato a lavorare, ho lavorato con, nei settori della radio, di spettacolo, eccetera, c'erano tutti i maestri di musica, il maestro Cergoli, il maestro Remo Germani, che era un grandissimo organista. E quindi parlavi con persone competenti, anche di musica, soprattutto perché la radio era musica e notizie. E non era musica e puttanate, ma poi dopo poco tempo lo diventa in un certo senso. Io nella mia cameretta a Roma, con questo chiudo, ho il refrain di Smalls and Lights. Stasera ce la dedichi Renzo, punto interrogativo, e soprattutto oggi l'avresti scritta questa canzone. Certamente sì, quella è, infatti io, è una canzone alla quale io sono legato, Smalls and Lights, perché è stato un momento di follia, cioè è stata la prima canzone che ho scritto quando mi sono ribellato al fatto che stavo diventando una persona seria. Allora ho detto, come posso fare per sputtanarmi il termine? Non ci sono altri termini. Posso fare una canzone sciocca con rime, come dire, casuali, Smalls and Lights, Dim Dim Moonlight, cose così. Such a E night. Such a Night, sì, beh, certo. E poi, però, in napoletano, e quindi è una canzone nella quale mi identifico. Tanto è vero che la faccio, non faccio tante altre canzoni, perfino non faccio il clarinetto certe volte, ma Smalls and Lights la faccio sempre perché poi mi piace ancora, proprio musicalmente mi diverte ancora. Ogni sera c'è qualche variazione in più da fare col clarinetto, con la voce, quindi mi diverte. Te lo dedicherò stasera, Smalls and Lights. Speriamo che Renzo si ricordi, è stato all'epoca, qualche mese fa, all'epoca è orrendo come termine, è stato gentilissimo e lo è stato anche adesso. Gli mandiamo un bacio da tutta Italia, non dalla Calabria perché ci vedranno in tutta Italia, anche attraverso il web. Renzo, ti ringraziamo ancora, ti facciamo Senti, e mucia basta, mierda. possiamo far mandarlo almeno dalla rappresentanza femminile della Calabria Sono e anche d'accordo. ecco, invece che dalla Non rappresentanza si maschile, consigliare. perché Siamo eterosessuali, vabbè, assolutamente, appunto, assolutamente. vabbè, quando si tratta di baci, abbracci va bene, ma insomma i baci fatemeli dare dalle ragazze. Viva Renzo Arbore, ciao Viva, Renzo. ciao, grazie tante a voi, grazie, ciao. A voi.